Schetti, ci state collegando. Ok, io condivido un po' con la diretta. Forza, forza. Qua c'è il Mystery Box. Mystery Box. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Chi lo sa? Il box sta qua, nessuno C'è un sa. occhietto, c'è un occhietto. Benvenuto, Occhietto. Salutaci in diretta. Ci senti? Ci sta il volume? Ci senti? Ti Ma senti? così fai paura Ti e basta. senti? Si sente? Fateci sapere se si sente, che noi non lo sappiamo. Senti, ma così fai paura e basta. Ah, Si ok, si sente. Vai! sente. Siamo grandi! Allora aspettiamo ancora altri 2 minuti? Nel Sì. frattempo lanciamo la sigla. Quanto scemo! Che c'è? Che fai? Che fai? Ragazzi, sto inviando. E non mi fare l'eco. Ma infatti ho Qua ci sta corto. il Mystery Box. Che Mystery Box abbiamo? Tutto in diretta, non sappiamo neanche noi cosa ci No, tu sarà, lo sai che cosa come c'è. sarà. Io non lo so. Io lo so, però non sappiamo come sarà. Non sappiamo la mia Tutto in reazione a diretta. ciò. Non sappiamo la sua reazione, perché Alessio ha fatto lui questa volta. Tutto lui. Sai che cazziatone, magari prima. Chi vuole la cazziata in diretta da Alessio, si colleghi subito su questo Ah, canale. guardate, io sono una cazionatrice professionale, come cazzo io. Iniziamo a prendere l'arma letale per aprire. Però facciamo aumentare un po' gli occhietti e poi Sì, io dopo. inizio a prendere. Prepariamo l'arma letale. Forbice. Che preferite? La forbice o il coltello per aprire lo Ci scatolo? vorrebbe il taglierino, ma non Ci ne siamo liberi. vorrebbe taglierino. Ma non ne ma e tagliamo More, la parla italiano, che non tutti vengono Noi da non noi. abbiamo, non Non abili, ti abbiamo. stai zitto. Ti sei zitto direttamente, non No, abili. noi non abbiamo la forbice, non abbiamo il taglierino, perciò tagliamo con la forbice. Siamo sette, tocca e vita. No, noi invitiamo, stiamo invitando Barbara. Buonasera ai nuovi collegati, vi faccio un salutone. Anche voi, se ci date un cenno di adesione, ci salutate e vi saluteremo in diretta con vostro nome. In diretta streaming solo per voi oggi. Apriremo un pacco misterioso. Siete tutti pronti? Misterioso per me e speriamo che sia carino. Per lei. Buonasera, buonasera. Buonasera a Non tutti. riesco a capire chi si è collegata adesso. C'è un nuovo collegamento. Benvenuti, Comunque, benvenuti a tutti. benvenuta. Stiamo un po' temporeggiando per dar modo a quanto si colleghi, così non si perde niente. Noi siamo microfonati, così Non urlare, avete anche amore. un audio migliore e spero che ne trovate giovamento anche voi. Chi c'è? Grazia Ascione, Ciao, buonasera. Buonasera grazie. anche a te, Grazia. Barbara, continua a condividere, condividere Sì, io tutto. condivido Facciamo collegare così un questa po' diretta. tutti. E chi si non si collega stasera, se lo vede Se lo domani. vede domani, sì, perché lo caricheremo poi su YouTube. A Ok, io non proposito, voglio più ricordiamo, prima di iniziare, ricordiamo i nostri canali Facebook, testiamolo noi, il nostro canale YouTube, testiamolo noi, testiamolo noi. ovviamente, il canale Instagram, testiamolo noi 2022. 2022. TikTok, testiamolo noi. Insomma, ci abbiamo tutto, non E ci manca comunque niente. testiamoli noi, testiamolo noi, siamo noi. Siamo noi. Ed eccoci qua. Ragazzi, oggi se facciamo qualche figuraccia. Mostriamo. Spoiler. Ehi, Ho fatto lo spoiler. io so cos'è, ma non so qual è. Capito? Allora, diciamo subito, diciamo le cose come stanno. Ma dai, solo se leggi la marca te ne Allora, accorgi che è questo mio. per qualcuno può darsi che non significa niente, per molti significa Per molto. chi cucina Per significa chi molto. cucina, per chi cucina. Fammela Allora, vedere. diciamo subito cosa è successo. Spieghiamo cosa è successo. Noi avevamo comprato a suo tempo, ovvero nel lontano 2021, nei prossimi tardi dicembre, ed è arrivata a gennaio, la Proscenic T22. Sarebbe Bellissima. l'ultima ornata della Proscenic che Ma abbiamo che cos'è testato. Proscenic T22? Che È una cos'è? friggitrice ad aria Ecco. da 5 litri.
con wifi molto silenziosa, molto silenzioso, tutti diciamo gli amicoli moderni ce l'aveva lei, Alexa, tutte queste belle funzioni che non funzionavano, okay? No. Ovvero funzionavano ma ma tu tieni Alexa Pezzotto, come fa a funzionare? Non date lei. È Annarella, lui c'è Annarella, non c'è Alexa. Comunque guarda, ti stai annoiando, apriamo vai. apriamo. E comunque detto ciò, da quella abbiamo poi cambiato. Eccola qua. C'è quanto bordello che fai, falla la rendere, lo sai? Eccola qua, vado? Sì, vai. Vado, io taglio, In pratica, ora vi spiego io, la friggitrice dopo un po' di tempo ha dato difetto con il... cenni di cedimento, non è vero, il cestello non veniva più letto dalla friggitrice. E l'abbiamo sostituita... Con ma quanto è grande? Il presente. Allora, io vi dico solo che leggo 6,4 litri. La, si legge la scritta? Qua. La ultimissima, ripeto, ultimissima Cosori che ha fatto adesso, da 6 litri e 4 con l'anti-shake. L'anti-shake sarebbe che non bisogna... Non devi più shakerare. A metà cottura e prodotti. E quindi fa girare l'altra faccia del cotto, della cottura, in quanto lei... A doppia resistenza. A doppia resistenza. E ora apriamo per voi. Cioè, mi ha preso proprio quella? Yes. A doppia resistenza. E a me è Natale oggi, ragazzi. Pure si fa camera. Olè. Mi sa che dobbiamo rompere. Vai. Vai. Ma è così grande proprio. Spero di no. Allora ci va. Eccola qua. E lei? Sì, adoro! Ovviamente sempre i soliti accrocchi smart. Shake! Ciao Luca! Ecco qua, sempre i soliti accrocchi. Beh, prego, questa è dedicata a te, quindi vado tu. Che poi, allora, dovete sapere che quando sono sola, cioè quando devo cucinare vera e propria, è mia, quando deve farsi l'aperitivo. È più piccola, ragazzi. Meno male. Molto di quello che c'è nello scatolo è per gli amanti del polistirolo. Ah, questo è il cestello. C'è il vassoietto che va nel vassoio. Allora, ragazzi, a differenza della Proscenic, questa è come se avesse dei piedini. Quindi il cestello sarà più rialzato. Anche a differenza della Cosori da 5,5, ci sta già una piccola differenza. Ma pesa, piatto. Questa pesa la uso io da qua dentro. Ecco qua. Non la shakerare. Eccola qua. Cosori però fa le cose fatte bene. Sì, no? Sì. E credo che ci sia un ricettario. Libretto ricettario, allora. Allora, fai vedere così la vediamo, nonché mentre la spogliamo. Allora, ragazzi... Oltre al manuale di istruzioni, la Cosori ci ha omaggiato di un ricettario. Madre, eccola, ma quando è? In tutto il suo splendore è lei. L'ha presa in formato familiare. Questo è il formato più grande che c'è, diciamo, palle compatte, perché poi ci stanno le 12. Quella fornetto. Allora, ragazzi, io vi dico soltanto che noi siamo in due. E Alessio ha preso per 4, una peli 3 e 4. Noi prendiamo sempre per 4. Vediamo un po' questo cestello, vediamolo un po'. Madre, questo è il suo cestello. Dovevi prima togliere lo scotch e poi tirarlo. Io ho tirato con tutto lo scotch. Allora, ora dammi qua. Ragazzi, io vado a fare una sciacquata in acqua aceto, perché fra proprio la testiamo in diretta. Testiamolo noi. Allora. Ciao Annalisa! Allora, intanto faccio vedere, faccio notare il... Eccolo, vedi? Qua c'è la resistenza inferiore e qua c'è una resistenza superiore. Ed è considerato il segreto del perché non si fa lo shake. Perché questa in realtà cuoce a 360 gradi. Questo è sotto come un vero forno, in realtà, come un forno che abbia la doppia resistenza. E in più, c'ha la particolarità di essere una friggitaria e quindi ovviamente mica che ora. Significa risparmio di tempo. Risparmio di tempo e di energia. E di conseguenza di consumi
Vediamo un po' cosa succede. Chi come me è abituato, era abituato prima del che avessimo la friggitrice ad aria ad utilizzare il forno quasi tutte le sere, sa che senza friggitrice ad aria non si può fare. Infatti era più o meno una settimana che non avevamo più la nostra friggi e siamo dovuti correre ai ripari. Alessia ha scelto per me all'inizio del Prime, dell'Amazon Prime. Alessia ha scelto la friggitrice, allora, l'ho presa. Ricordiamo anche il costo. Uh-huh. Che si aggira intorno ai 170-160, dipende un po' dalle offerte, diciamo che sotto i 200 euro. Okay. Allora, togliamo la pellicola. Vai. Pull. Che bello togliere le pellicole. Adesso avvicino anche un po' la camera. Ah, il libretto è anche in italiano. Sai che c'è stella più all'incastro rispetto alla... Sì, già si vede che le plastiche sembrano fatte molto meglio rispetto alla Proscenic che avevamo. Però non denigriamo la Proscenic, perché no, la Proscenic no. Cucina meravigliosamente. La Proscenic faceva una cottura bellissima, spero che questa abbia una cottura simile. Allora, facciamogli fare una cottura a vuoto. Dobbiamo fare la cottura a vuoto. Ci siamo anche avvicinati, non colleghiamo la wifi, la colleghiamo dopo, però c'è anche il wifi con i soliti accrocchetti, Alexa, eccetera, eccetera. Allora la porto al massimo della temperatura, che come la Proscenic che è 205 gradi. È già positivo. Abbasso per 5 minuti. Il touch è molto reattivo. Touch reattivo. Vado. Accetto. Non è nemmeno rumoroso. Non è scoppiata. Non è scoppiata, quindi funziona. Diciamo che la prima apertura è andata bene. Allora la faccio un po' più avanti, perché questa dovrebbe riscaldarsi di più rispetto a quella che avevamo prima, doppia resistenza. No, c'è la presa d'aria tutto sotto e pure sopra. Ok, un'altra cosa importante è l'aria non esce da dietro ma esce da sopra. Quindi vuol dire che riesce a stare anche più dietro. Mm. C'ha un piedino posteriore che non consente alla friggitrice di andare sotto al muro, proprio per sempre la questione che deve assorbire aria. Aspettiamo questi 5 minuti. Allora, ragazzi, come prima cosa, per non fare cotture troppo lunghe, io direi di fare l'aperitivo. Ti va il pranzetto di pizza. Quindi il nostro test che abbiamo il nostro fatto, primo test, che era sarà pizza questo. Congelata, insomma, casa mia, ovviamente. Qua come si chiama la pizza? Da noi casa mia. Sto a casa mia, come si potrebbe chiamare la pizza? Allora, qui ci dicono di cuocerla in un forno a 200 gradi per 8-10 minuti. Quindi noi proveremo 200 gradi per 6-8-10. Allora, io voglio ricordare anche un'altra minuti. Cosa, no? Ma secondo me questa c'entra, la Cosori, rispetto alla Proscenic che avevamo, offre la possibilità di acquistare ricambi direttamente, sì, su Amazon, cosa che non è da poco, dato che noi abbiamo avuto la difficoltà del cestello, in quanto il cestello dopo 4-5 mesi non chiudeva praticamente più e la friggitrice diceva sempre che il cestello era aperto, insomma. Diciamo che questo è il problema principale, oltre a un po' le plastiche in generale che avevano un po' ceduto, addirittura il touch superiore che aveva iniziato a sciogliersi, il vetro si era sciolto e si muoveva da sopra l'alloggio. Insomma, abbiamo preferito intervenire subito e sostituire con era in garanzia. Ringraziamo Amazon per essere così stato tempestivo, che subito ci ha rimborsato e ci ha dato la possibilità di acquistarne un'altra. E ovviamente abbiamo approfittato per cambiare un po' anche il genere. Ma facciamo vedere la friggitrice. Ma la mostriamo ancora nel suo splendore. Allora, finitura opaca. È positivo anche questa cosa, che rende meglio la pulizia. Tu dici, secondo me, quando poi andremo a cucinare qualcosa di più untuoso, ci azzeccamo in mano vicino e sai com'è bello. Staremo a vedere, vedremo in allora, questo dopo. Posso dirvi al momento, per le colleghe che possiedono una friggitrice ad aria, normalmente la paura che si ha nel primo utilizzo è che si senti l'odore di plastica, non si sente nessun odore. Attualmente non sentiamo nessun odore.
si presenta anche un po' mastodontica rispetto sì, alla, è enorme. Noi abbiamo la compatta della Proscenic, no? Che era circa 28 cm per 28 per 30. Questa è un po' più grande. In più. 34 per 40, no, per 38. Non ricordo benissimo le misure, però diciamo che è molto più grande paragonata all'altra, che giustamente era anche apposta per essere la compattezza. Però, come si può vedere, la sta anche bene in una cucina. E comunque abbiamo una serie di 2, serie di 4, quindi una bella capienza. Non so se avete visto il cestello. Tra poco ve lo mostriamo di nuovo. Fra poco lo faremo vedere. Faremo il test della pizza, un primo test, pizza congelata. E faremo anche il secondo test. Noi cucineremo, ma penso che staccheremo la diretta e magari... Sì, noi staccheremo la diretta e probabilmente chi si collegherà nel video poi su YouTube vedrà magari il resto delle prove che abbiamo fatto. Non facciamo una lunga diretta, non vogliamo stancare le persone. Ma magari vedranno il test poi successivamente. Però, questo vuole... era l'unboxing e visto che ci troviamo, è bello non testare soltanto in un video dove magari ci rimettiamo le mani, ma in diretta per farvi vedere realmente come la friggitrice funziona. Mostriamo... Oh, guarda, mostra i secondi, che mostriamo tizio. Velocemente il display. Ci dice che mancano 30 secondi alla fine. Ci sono anche delle funzioni preimpostate, sì, quindi chicken, pollo, infatti useremo chicken, carne, forse di mare, seafood, sì, pesce, sì, vegetale, frittura, frozen, ghiaccio, ma congelati, congelati, sì, poi air fry, reheat, roast, keep warm che sarebbe per il riscaldamento. Bake e burro, che non sappiamo proprio, lo scopriremo nella prossima puntata, avventura, e la configureremo anche con wifi. Ok, c'è molto caldo, non c'è puzza, un po' sì, un po' di puzza, una leggera puzza di plastica, vabbè, come quando accendi il forno la prima volta, tutte le cose che si allora accendono. Penso che questa la dobbiamo tagliare due parti. Fatto. Allora, la pizza neanche qua ci va, quindi sempre bisogna dividere la pizza. Però questa era una pizza quadrata, non so se è rettangolare, scusate. Probabilmente la rotonda ci va, quella qua. Quelle, sì, la rotonda ci entra. Quelle, congelate. Ok, che programma mettiamo per la pizza qua? Bake. Però alziamo a 200. Ma ce la dobbiamo imparare, perché là c'è il programma pizza. E ma adesso devo imparare. Sto facendo la stessa cosa, 200 gradi per 8 minuti, come facevo nell'altro. Metto 6, perché ha la doppia resistenza. Proviamo 6, questa ci mette meno tempo, sicuro. Sta andando. È pizza sia. È pizza sia. Quanto tempo dobbiamo aspettare? 6 minuti. 6 minuti di attesa. Ragazzi. Ci dispiace un po' per l'attesa, ma non possiamo fare il velocizzare, siamo in diretta. Così c'entriamo tutti e due. Aspetta, gira anche a te. No, sto bene. Mezza capa per ciascuno, non fa male a nessuno. Eccoci qua. Ragazzi, perché poi dopo voglio fare le... Vi faccio vedere che voglio fare. Facciamo vedere. Magari in diretta ci fate sapere se volete anche seguire la diretta di quest'altra... Del pollo. Di quest'altra pianta. Che sarà più lungo, sicuramente. Oppure allora faremo il test, quello che andiamo a cuocere dopo, alette di pollo marinate, una marinatura di paprika piccante e aglio. Bello. Ovviamente senza aggiungere olio, senza aggiungere acqua, senza aggiungere grassi o nulla del genere. Semplicemente ho aggiunto, mentre stamattina quando le ho preparate, un pizzico di sale rosa dell'Himalaya e paprika piccante. Capite, zio Pe, rosa dell'Himalaya, ma sapete pure che cosa. Zio Pe, tu ti sei sciuto con... Volevo fare la cosa... Ce l'abbiamo anche noi, un po' più piccolo, ma ce l'abbiamo. Mostro un'altra cosa, mi sono vicino col microfono, che facciamo sentire un po' con la rumorosità. Che in pratica... La facciamo sentire con due microfoni, è molto, quasi nulla. Molto, molto meno dell'altra. Devo dire la verità.
E la Proscenic era famosa proprio per la Proscenic T22, era famosa proprio per la bassa rumorosità. Questa Cosori, che è? Dimmi il modello. La Cosori? La Cosori della serie 3-4? È una Cosori della serie 3-4 ed è c'è un nome, come si chiama? La Dual Blades, doppia resistenza. Con funzione 360 gradi termo IQ. Dual Health Element, 12 funzioni personalizzabili e l'85% in meno di chiattezza, dice. Ma allora è buono, se diventa 85% in meno più ci sta l'app con le ricette e si collega a wifi, qua dice addirittura bluetooth. Dopo proviamo il pollo, lo volete vedere in diretta o stacchiamo, perché il pollo ovviamente sarà un po' più lungo. Scriveteci un messaggino e fatecelo sapere, così magari chi è curioso e non ha ancora a casa una friggitrice ad aria e vuole sapere più o meno come viene il pollo all'interno di una friggitrice ad aria, può avere questo come riferimento. Ve lo preannuncio, nell'altra friggitrice il pollo veniva proprio come il pollo fritto. Ottimo. Vedremo in questa, che stiamo, cioè non l'ho mai provata, l'avete visto, abbiamo fatto l'unboxing in diretta, la mia mystery box era perché non conoscevo quale modello di friggitrice ad aria Alessia avesse acquistato, e devo dire che è una bella sorpresa, mi piace sia esteticamente sia a livello di funzionalità. Sono molto contenta della doppia resistenza, così ci posso fare anche i dolci, perché nelle altre bisognava ruotare. Quindi i dolci sotto venivano crudi, invece con questa ci sarà anche il dolce. Mi posso sfiziare, posso fare i dolcetti piccolini. Intanto mancano 3 minuti. Io ho fame, ma che ne so, è 21:25, sfido che ho fame. E noi ci mangiamo la pizza in diretta. Un po' di pizza. Gna, gna, gna. Tanto per dimagrire. Sì. E va bene, nessuno ci ha fatto sapere se vuole vedere il pollo, immagino che non vogliono vedere il pollo. Ce lo scriveranno, stanno ancora aspettando di vedere come esce la pizza, in base a come esce la pizza decidono se vogliono vedere il pollo. Lo so, per due napoletani la pizza congelata è qualcosa di buono, ma sai che si può fare? Buono, perché noi che siamo, siamo napoletani. Per noi napoletani la pizza congelata è un obbrobrio, ad Alessio piace. A me piace, come spuntino, come appetito. Però ragazzi, sapete che vi dico? Ci sono anche marche che non sono proprio male. Ci sta, posso dire la marca, no? Non diciamo la marca. Non facciamo più. Ci sta una marca che, sinceramente, non mi dispiace per niente. Comunque ragazzi, quello che volevo dire io, in questa friggitrice posso fare anche la pizza fatta in casa a questo punto, piccolina, le pizzette. Sperimenteremo. Perché con la doppia resistenza la pizza sotto si cuoce. Sì, sperimenteremo e sapremo. Diremo. Meno 2 minuti. Se volete, un po' di pazienza. Ricordiamo che è sempre la prima cottura, quindi dobbiamo vedere anche se abbiamo saputo fare noi la cottura. Non ne ho idea. Abbiamo. Sono andata un po' a panamore e fantasia. Abbiamo fatto un test. Abbiamo testiamolo noi. Doveva essere un unboxing, è diventato un test. Ah, ma tu tieni la friggitrice qua, non gli fai vedere come funziona. Abbiamo 45 secondi e siamo pronti. Due che si chiamano, testiamolo noi. Possono non testare la friggitrice che mi è arrivata? No. E anche smart, vedremo anche la parte smart. No, sì, poi pubblicheremo un video, magari la settimana prossima, più approfondito, con vari risultati di varie ricette, sì, in modo da potervi poi dire. Immagino che sarà il video di giovedì prossimo. Non giovedì di adesso, l'altro giovedì, non domani. Ma fare molti test, chi si mangia? Però testeremo meglio. E o della settimana prossima, 2 settimane, no? Perché io non ci sono, dovrei fare un video senza di me. Ci riserviamo per il test. Ok, tiro. Prendiamo un piattuzzo. Bellissimo. Vedi il piatto? Chi ha gli HD di questo corso, sicuro? Aspetta. Ah, ancora, vai. Amore, c'è le mani di amianto. Ah, ancora. Sempre lui. Ragazzi. E dite, ha cotto? Come vi sembra? A me sembra molto carina. Prima cottura della Cosori a doppia resistenza. Vai con l'altro pezzo. Alessio sta mettendo la
la pizza nel cestello. Ecco Ma qui. fai ripartire? Ok. Devi Come rimpostare. primo ho fatto 200. Amore, questa invece che 8 minuti sono 6. E via. Riparte per una nuova cottura e vediamo anche un po' la seconda cottura. Dovrebbe migliorare ancora un po' perché comunque adesso si deve fare un po' come si dice a faccia. Ragazzi, io mi sento tappa, guardate qua. Ho Oh, c'è il capello storto. il capello storto, tengo sta Questo coda. Ma io capello, mangio uno shampoo. ragazzi, compratevi la birra da Serre al Devi, Limone, a Casser al Limone. dobbiamo. Cercate Avete questa visto il birra. video dello spillatore? Sì, sta qua. Facciamo vedere una cosa veloce, veloce, proprio veloce, nel frattempo che si cuoce la pizza. Sta qua. Ma così non state a guardare 30 anni. Sì, queste sono tutte le cose che abbiamo testato con voi. Sì. Testiamo e utilizziamo tutti i giorni ormai. Vediamo un po'. No. Alessia ti fa una birretta aspettando, aspettando. Oh, già finito. Un po' di birra. Che birra è? Gasserra al limone, ottima, ottima birra per aperitivo. Ieri mi ha detto che assomiglia leggermente al Bacardi, più o meno. Sì, somiglia un po' a Bacardi. Uè, non imballare la Bacardi al friggitrice. limone. Bacardi Lemon. Non imballare la friggitrice che siamo qui per lei. Siamo qui È per lei lei. l'unboxing della giornata. Bevo. Mi beve. Ma questo non diventa un bicchiere d'acqua. Bella, fresca, fresca. Chissà se nella friggitrice ad aria si possono fare i pomodori arrostiti. Domanda da un milione di dollari. Nella friggitrice ad aria si possono fare C'è chi li i fa su. Vabbè, però non pomodori li. arrostiti? Noi possiamo fare pure un bel test del nostro barbecue, se lo volete. Barbecue, meglio barbecue. Qualcuno vuole vedere il test del barbecue? Faccio un bel test del Vi facciamo vedere come si fanno le barbecue, spighe sul facciamo le barbecue. spighe, facciamo tutto a ferro e fuoco, facciamo anche le castagne nel barbecue, facciamo anche la pasta I con carciofi. rotofurno, No, abbiamo fatto il kebab con le patate, cipolle e abbiamo fatto un po' di tutto. patate. Sì, noi testiamo e testiamo bene. Dopo quanto testiamo, testiamo bene. Anche il test di resistenza facciamo. Sì, la Proscenic T22 non ha resistito, Non c'è testiamolo resistenza. noi, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Volevamo fare una recensione anche di quella. Ma è morta È prima. morta prima Allora, i del primi numero cenni di di sedimento, di sedimento, di cedimento. cedimento della Proscenic T22 sono stata nel logo, Il mentre logo è pulivo caduto. con un po' di rio melaceto e un pannetto umido la friggitrice all'esterno, così, Non era cioè, più proscenico. Proscenic è diventato. È stato il primo cedimento, Vabbè, poi. a parte quel dettaglio, uno avrebbe detto, vabbè, pazienza, succede. Comunque condividete la diretta, eh? Sì, condividete, condividete. Condividete la diretta e così dobbiamo fare qualche volta Sì. un premio per chi condivide di più la diretta. Dobbiamo fare la gara a chi condivide di più. Poi Chi vince ha un premio. Mi piace questa sì. cosa, la faremo, mi piace. Fateci sapere se anche a voi piace Eh questa sì, gara. chi vince un premio? Un Premio a premio, questa è sorpresa. una sorpresa. È carina come cosa. Mi piace, Sì. anche a me, concordo. Facciamo così. Guarda, io ho caldo, non è la Abbiamo due friggitrice. minuti. Non è emana calore, no? No, Non non è calda. è ben coibentata. No, no. Scotta un po', Ma si diciamo. riesce a appoggiare Si riesce la anche a mano. mettere. Guardate, c'ho la mano vicina ferma. Già fatto due Non catture, sta a scotta. Sta a 200. 200 gradi. Non Ma io ce scotta. l'ho la mano, quindi diciamo, si sente il Anche il caldo. cestello puoi mettere la mano. Sì, anche c'è. No, Si sente il caldo, è no. Vabbè, è caldo, però non normale. è proprio quel caldo che Hai visto pure ustiona. qua? È loggata. Tutta Sì, loggata. tutta loggata.
I loghi sicuramente non si staccheranno perché sono messi a fuoco. Anche qui vedo che è fatta bene la situation. Anche... c'è un'altra gomma qui. Anche il display è rifinito. È gommato. Lo prendo morbido. Oh. Uh-huh. È fatta bene, mi piace. È un po' più grande rispetto alle friggitrici ad aria normale. Però è anche una 6,3-4, c'è da dire questo. Sì. Bene. Oh, mamma mia ragazzi, ho fame. Adesso vediamo il secondo pezzo di pizza e poi vi salutiamo. Poi vi salutiamo anche noi, continuiamo a testare e poi vi faremo. Mi raccomando, ve lo dico già. Ah, ovviamente, come dico in quasi tutti i nostri video, quasi perché a volte quasi. Mi dimentico, i prodotti sono da noi acquistati. Nessuna casa produttrice ci ha mai regalato niente. Non siamo sponsor, non facciamo pubblicità, ma semplicemente testiamo per voi i prodotti che acquistiamo. Quelli più curiosi e quelli più innovativi. In questo caso Alessio ha acquistato per me una friggitrice ad aria della Cosori da 6,3-4 a doppia resistenza che stiamo provando con voi. Vi ho fatto vedere prima un pezzo di pizza congelata come è venuto, una cottura a 200 gradi per 6 minuti. Molto, questo è più cotto ancora. Questo è il secondo. Primo, diciamo, e secondo. La seconda cottura della direi pizza. Che possiamo abbassare anche a 5 minuti. Sì. Comunque con questo è tutto. Vi ricordiamo di mettere un like a tutti i nostri video, quelli che trovate su Facebook, ma anche quelli sul canale YouTube. Se non l'avete fatto, iscrivetevi alla pagina e iscrivetevi anche ai canali YouTube di TikTok e di Instagram, così magari vi sarete aggiornati e noi faremo divertire con i nostri test. Ciao ciao! Oh.